Coach Gesmundo, da poco terminato l'allenamento del venerdì, domenica dopo due trasferte consecutive concluse nel migliore dei modi, si torna al Pala BCC, arriva il nuovo basket aquilano. Impressioni in vista del match di domenica? Beh, più o meno le stesse di sempre, perché noi lavoriamo in maniera molto intensa e con grande attenzione ai dettagli. I ragazzi sono spettacolari in questo, perché stanno sempre a sentirmi, mi vengono dietro su tutte le situazioni che proponiamo, anche qualcosa di nuovo rispetto alle loro abitudini. E noi lavoriamo bene, non posso che essere contento di questo. Si continua comunque a ragionare partita per partita, anche se diciamo, il calendario vi darà tre impegni ravvicinati in 7 giorni e mercoledì ci sarà la sfida in casa del Chieti capolista, ancora imbattuto. Potrebbe nascere nella testa dei ragazzi qualche meccanismo strano, diciamo, di trattenersi un po' domenica in vista della sfida di mercoledì? Ma questo se fossimo una delle squadre favorite, ma in realtà non è così. Cioè, noi adesso abbiamo 6 punti, però obiettivamente dobbiamo rimanere molto con i piedi per terra perché non abbiamo trovato le top della categoria, tra virgolette così. Assolutamente sarebbe un errore da stupidi perché l'Aquila è una squadra molto ben attrezzata, molto fisica, che ha due stranieri che sanno giocare a pallacanestro, che ha un gruppo di italiani che sa far bene il proprio mestiere e che ha comunque 4 punti, quindi non è che diciamo, stiamo parlando di squadracce. Pertanto domenica servirà, anzi al contrario, un impegno molto molto intenso, molto molto attento, che non lasci spazio agli avversari, perché io in queste poche partite che ho visto, sia le nostre che visionando le altre partite delle altre squadre, questo è un campionato dove se lasci giocare la squadra avversaria sa giocare, quindi sta tutto in che modo tu ti approcci, con che aggressività ti approcci alla partita. Hai parlato di due stranieri da tenere d'occhio, però anche tu nel roster ne hai due che stanno dando soddisfazioni. Te li aspettavi così forti? Secondo me loro stanno facendo quello che chiedevamo e che speravamo facessero, perché poi tra l'altro sono all'interno di un sistema dove gli altri giocatori comunque hanno il loro spazio, dove loro comunque fanno in modo da esaltare le caratteristiche dei propri compagni. Daniel è ancora un prospetto, io lo chiamerei così, perché è molto giovane, ha iniziato a giocare a 15 anni, quindi è tutto da costruire. Goran, avevo su di lui ottime referenze, infatti le sta dimostrando soprattutto dal punto di vista umano, a me del basket, perché poi le grandi partite individuali vanno e vengono, quello che mi interessa è la stabilità morale, la voglia di collaborare con i compagni anche più giovani, di dare una pacca, di essere insomma presente, un punto di riferimento anche e non solo cestisticamente parlando. Venite da 3 vittorie consecutive con scarti abbastanza larghi. Sono state le risposte a quell'esordio andato male di Pineto? La risposta è stata quella con Teramo, quella è stata una partita più emotiva, diciamo così, perché ovviamente ci tenevamo a recuperare il terreno perso, soprattutto dal punto di vista dell'orgoglio. Le altre invece sono state frutto di quanto loro hanno fatto da agosto ad oggi, perché anche nella settimana precedente a Pineto noi abbiamo fatto una settimana stupenda di allenamento, quindi non mi sarei mai aspettato una partita di quel tipo là. Però effettivamente poi se tu lavori in un certo modo, se loro si allenano in un certo modo come stanno facendo, i risultati arriveranno o dovrebbero arrivare, poi c'è sempre l'avversario che vuol vincere come te. Tra quanto pensi possano venire fuori i valori di tutto il girone di questa C-Silver abruzzese? Non lo so, perché ancora ci sono delle squadre che, per esempio il Termoli ha comprato adesso un altro giocatore, altre squadre devono recuperare degli infortuni o comunque devono amalgamarsi bene. Noi pure siamo un progetto in facere, cioè non è che siamo una squadra con persone
esperte che hanno già masticato queste categorie qui. Secondo me si avrà un'idea precisa alla fine del girone d'andata, perché più o meno tutti avranno giocato contro tutti e quindi si saprà, ma non sono nemmeno convinto di questo, perché secondo me potrebbero cambiare gli equilibri anche più in là. Però è un bel campionato molto equilibrato dove tu devi comunque giocarti tutte le partite e dove ogni squadra può perdere su qualsiasi campo.